Consegnami la pietra. Fammi parlare con il ragazzo faccia a faccia. Padrone, ma voi non ne avete la forza. Certo che sono abbastanza forte per questo. Ma che ti ha fatto a pigliarmi? Mannaggia la miseria. Cazzo, sto guarda dei frame. Nintendo.
E vai. Finisci. Silente, sorrise. Quel che è accaduto giù nei sotterranei crateri, il professor Raptor è segretissimo, disse. Quindi, naturalmente, tutta la scuola ne è al corrente. La pietra era andata distrutta, ma Harry sapeva che questo non sarebbe bastato a impedire il ritorno di Voldemort. Silente a lui, condividendo la sua. Comunque, Harry, se i nostri sforzi hanno ritardato il ritorno di Voldemort, è possibile sperare che con un po' di fortuna non Quella sera, Harry si avviò da solo alla festa di fine anno. La sala grande era addobbata di verde e argento per celebrare la vittoria di Serpe Verde nella Coppa delle Case. Quando Harry entrò, ci fu un improvviso silenzio. Andò a sedersi fra Ron e Hermione, cercando di ignorare gli sguardi degli altri studenti. La coppa, annunciò Silente, spetta alla casa che ha conquistato il maggior numero di punti. Al momento sembra essere Serpe Verde. Di ovazioni e battimani esplose dal tavolo di Serpe Verde. Però, proseguì Silente, come riconoscimento per il sangue freddo e per l'eccezionale coraggio dimostrati da Harry Potter, attribuisco a Grifondoro altri 60 punti. Dal tavolo di Harry partirono grida di gioia e applausi fragorosi. Grazie ai punti addizionali, la Coppa delle Case era stata vinta da Grifondoro. Per Harry, quella fu la sera più felice della sua vita. Meglio ancora che aver vinto a Quidditch, meglio del Natale, meglio che sconfiggere i mostri di montagna. Quella serata non l'avrebbe dimenticata mai più. Fine. Cacchio rido. Finito.